explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take your part. Buon pomeriggio a tutti, edizione particolare, speciale questa qui a Stapp Radio, perché chi vi parla è il direttore Stefano Tini. Oggi è il terzo compleanno di Stapp Radio e a differenza dei due anni passati ho deciso di fare un programmino, un po' di cronistoria della radio, perché i numeri, almeno quelli dell'ultimo anno, dell'ultima stagione, dicono che è doveroso fare questa trasmissione e parlare di Stapp Radio, soprattutto perché è cresciuta in maniera vertiginosa a livello di ascolti, a livello di programmi, a livello di fama. Allora, io la prenderei un po' più alla larga, anziché partire dal 26 novembre del 2012, partirei da giugno del 2012, perché agosto 2011, giugno 2012, noi, io e Roberto De Angelis, Emiliano Ginestrini, le persone a me più care e più strette, che oggi fanno parte di questa famiglia di Stapp Radio, dove tra l'altro hanno compiti importanti, ripeto, parlo soprattutto di Roberto De Angelis e Emiliano Ginestrini, stavamo insieme in una emittente privata radiofonica dove facevamo il fantacalcio. Termina la stagione giugno 2012, eravamo dunque in questa radio in FM, iniziano subito i contatti per fare un contratto per la stagione successiva, e invece Andrea Fragasso, possiamo fare tranquillamente nome e cognome del personaggio che gestiva quell'emittente privata radiofonica, si prende un acconto che poi non restituirà più, ma la radio non apre, la radio praticamente a settembre non riprende le trasmissioni, e questo io comunque lo vengo a sapere ad agosto, poco prima che partisse la nuova stagione calcistica, e quindi per me fantacalcistica. Dovevo cercare un'altra emittente, ho passato una settimana senza dormire per cercare un'altra emittente per fare questo programma, ma ahimè, a metà, fine agosto, i palinsesti purtroppo sono occupati. Ed avevo all'epoca un amico, Armando Piacenti, al quale venne l'idea di prendere uno spazio su una piattaforma californiana, appunto Spreaker, quella da dove vi parliamo adesso, per mettere su una web radio. Allora, Spreaker, questa piattaforma californiana, ha 5 o 6 piani tariffari. Il primo è gratuito e quindi puoi prendere uno spazio però di poche ore al mese, all'anno, non so, e per
per fare delle trasmissioni. E poi piano piano questi piani tariffari diventano sempre più professionali, fino all'ultimo, noi stiamo al penultimo, stiamo, quello che ci dà tantissime ore di trasmissione, però poi ce n'è uno superiore al piano tariffario che abbiamo preso attualmente noi di Stapp Radio. E quindi niente, prendiamo per provare questo spazio gratuito. E le cose, io mi ricordo la prima trasmissione fu quella sul Fantacalcio. Partimmo dunque alla fine di agosto del 2012. Partimmo e mettemmo su un sito nostro, Stapp. Dove però Stapp stava per Stefano Tini e Armando Piacenti, praticamente le iniziali del duo che aveva avuto l'idea e che praticamente avrebbe dovuto portare questa emittente radiofonica a grandi traguardi, grandi guadagni, grandi sogni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ad agosto parte il primo programma sul Fantacalcio. A settembre, ottobre, insomma, Emiliano Giacera decide di fare un programma anche lui, Talenti Sprecati, con due suoi amici. Anche Roberto De Angelis inizia a fare dei programmi e vediamo che da uno, due, tre programmi, tra l'altro ogni programma aveva 5, 10 ascolti, 20 ascolti, non di più, insomma, eravamo veramente all'inizio. E ci rendiamo conto che c'è altra gente che vuole fare programmi, passiamo parola, insomma, io poi conosco tanti personaggi che hanno fatto radio e televisione, anche Roberto, lo stesso Roberto, e quindi piano piano i programmi aumentano, 5, 6, 7, e il piano tariffario gratuito non basta più. Ci rendiamo conto subito dopo la metà di novembre che eravamo ad 8 programmi, 10 programmi, insomma, che bisognava comprare un vero e proprio piano tariffario da Spreaker, e abbiamo preso questo che abbiamo adesso, che ci consente di avere 1500 ore durante l'anno, eccetera, eccetera, 5 ore consecutive per quanto riguarda le trasmissioni. Prima si bloccava dopo 30 minuti, le ore che avevi a disposizione erano pochissime durante l'anno, quindi insomma. Abbiamo deciso di prendere questo piano tariffario anche perché avevamo intenzione di fare le cose in grande, fare le cose per bene. Nel frattempo mi ero diviso già da Armando Piacenti, perché c'erano problemi, vedevamo le cose in maniera troppo diversa. Lui si sarebbe dovuto occupare della pubblicità, io delle trasmissioni, però c'erano cose a livello economico che non mi andavano bene. Quindi oggi sto facendo anche nomi e cognomi di persone che tra l'altro mi devono anche dei soldi, però soprassediamo, non ce ne frega niente, e andiamo avanti anche perché oggi è un bel giorno e sono contento, insomma, se uno mi deve 300 o 400 e l'altro 100 o 200 non me ne frega più. Tutto passato, roba passata, però giusto ricordarla perché oggi stiamo facendo un po' di storia, no? La cronistoria di Stapp Radio. E allora il 26 novembre compro questo piano tariffario, 26 novembre del 2012, e dico ad Emiliano Ginestrini e a Roberto De Angelis di pensare a qualcosa che vada d'accordo con Stapp, perché oramai comunque il sito della radio già c'era Stapp, Stefano Dini, Armando Piacenti, e bisognava inventarsi qualcosa. Non ci dormo la notte e la mattina sono contentissimo perché il mio sogno da quando praticamente ho iniziato a trasmettere, avevo 13 anni, parlo del 1982, mi volle in una Radio Mary, antenne bionde, una signora di nome Lady Mary, che tra l'altro morì poco prima che io entrassi in radio. Lei trasmetteva, io al telefono chiamavo la radio, c'erano dei siparietti tra me e lei, lei era umanista, io laziale, avevo 12 anni. Mi disse poi pian piano perché non vieni a fare un programma per i bambini qui in radio. Purtroppo mi capitò un incidente, non mi ricordo se a giugno o a luglio del 1982, e io dopo pochi giorni andai in radio a trovare la figlia e la sua migliore amica che stavano gestendo la radio dopo la scomparsa di Lady Mary, ed iniziai a fare una trasmissione, tra l'altro con Franco Ricci, il nostro Franco Maestro, che
chissà se ci sta ascoltando e che se un domani anche lui avrà intenzione di ritornare a far radio. Lui quando faceva radio, insomma, era un personaggio conosciutissimo nell'ambiente radiofonico romano. Iniziai quindi la mia trasmissione, Il Giardino Fiorito di Dalineri, un programma sui bambini. Poi piano piano passavano i mesi e feci altri programmi, musica straniera, la domenica, lo sport, eccetera, eccetera. E poi, insomma, il tempo è passato ed eccoci qui, dai 13 anni del 1982 ai 46 e mezzo del 26 novembre del 2015. E quindi, visto che ho avuto questo passato radiofonico e tra l'altro ho vissuto anche gli ultimi momenti dell'emittenza radiofonica romana, c'era una certa differenza. Io mi ricordo quando trasmettevo ed ero giovane che c'erano le dirette, i nastrini, tante cose che oggi non ci sono più perché oggi la radio è monopolizzata dai network, dagli sponsor, quindi gli ascoltatori non sono più protagonisti. Una volta, ripeto, c'erano i nastrini per i festeggiati, c'erano le notturne. Era un altro tipo di radio, sono nato in quel tipo di radio, le dediche, canzoni e dediche. Io non so se oggi qualche radio fa ancora le dediche come si facevano una volta. E quindi mi era sempre piaciuto avere una radio quando ero ragazzo perché quello, secondo me, era il modo di fare la radio. E quindi ci penso la notte, non ci dormo, però alla fine si torna al passato, anche se chiaramente io non pago la SIAE. Infatti, se sentite i programmi, non ci sono programmi musicali a parte quello della domenica con Foxy DJ. Quindi mi piacerebbe tra qualche tempo pagare la SIAE e soprattutto trovare chi mi fa dei programmi musicali per riaprire le dirette, per fare i famosi programmi con dediche, per tornare veramente alla radio di 30 anni fa. La radio da metà degli anni 70 a metà degli anni 80 era un'altra cosa rispetto alla radio di oggi. Si sono completamente trasformate le emittenti radiofoniche. E il pensiero della gente conta sempre di meno e soprattutto adesso c'è troppo sport, si intervengono soltanto nei programmi sportivi. Invece una volta si poteva parlare di tutto, aprivi la diretta, potevi parlare di quello che si faceva nel quartiere, della problematica del quartiere, chiamavano le persone di quel quartiere. Cioè era una radio fatta dalle famiglie, praticamente, una radio fatta dalle famiglie. E quindi si torna al passato proprio perché mi piacerebbe un domani. Io sto già cercando di far sì che questa radio somigli alla radio che c'era praticamente nel decennio metà anni 70, metà anni 80. Non è ancora così perché chiaramente mancano le canzoni, le notturne erano qualcosa di eccezionale, con gente che alle 2 raccontava poesie, oppure si facevano le notturne a tema. La radio di quel tempo era una cosa bellissima. Quindi, STAF, l'acronimo, si torna al passato. Sul sito Emiliano Ginestrini scrive STAF, si torna al passato, quello che c'è adesso, non l'abbiamo più cambiato, e il 26 novembre del 2012 parte la nuova STAF Radio, quella che è adesso. Oggi stiamo al 26 novembre del 2015, sono 3 anni. Allora, cosa è successo? Il 26 novembre del 2011, ripeto, avevamo 7-8 programmi e dal 26 novembre del 2012, scusatemi, dal 26 novembre del 2012 al 26 novembre del 2013 abbiamo fatto circa 10.000 ascoltatori. Dal 26 novembre del 2013 al 26 novembre del 2014 abbiamo fatto circa 100.000 contatti, 90.000-100.000 contatti. Dal 26 novembre del 2014 ad oggi
abbiamo fatto quasi 500.000 di contatti, quindi come potete vedere 10.000, 90.000 e quasi 500.000. Oggi stiamo a quasi 600.000 contatti e ripeto, 500.000 di contatti nell'ultimo anno di radio, dal 27 novembre del 2014 al 26 novembre del 2015 a oggi. Abbiamo 3.200 follower. Più di 2.000 nell'ultimo anno e sono questi i dati che mi fanno piacere perché adesso addirittura stiamo sulla media di 11.000-12.000 contatti a settimana. Sono tanti, signori. Nelle ultime 4-5 settimane per due volte siamo andati oltre i 13.000 contatti. Parlo di settimane, nelle ultime 5 settimane per una volta sopra i 10.000, la settimana scorsa 8.700-8.800 e 7.000 e qualche cosa qualche settimana fa, però stiamo intorno agli 11.000-12.000 contatti a settimana. Tra l'altro va detto che quando non ci sono le trasmissioni sportive, di solito quando la Serie A riposa non si fanno le trasmissioni sportive, quella sul Fantacalcio, in modo particolare quella sulla Roma, la radio perde all'incirca 4.000-5.000 contatti a settimana. E ci sono state recentemente, nelle ultime settimane, un paio di, da quando insomma facciamo Staff Top 10, che è il programma dedicato alle trasmissioni della radio, per due volte insomma c'è stata la sosta e quindi gli ascolti sono calati circa da 8.500 nel prima, per quanto riguarda la settimana senza Serie A, e 7.000 e qualche cosa in un'altra occasione, però di solito stiamo, ripeto, una volta sopra i 10.000 e due volte in maniera abbondante sopra i 13.000, 13.700, 13.800, quasi 14.000 contatti. La media è quindi di più di 10.000 contatti a settimana. Ripeto, 3.200 sono i followers, quindi un dato incredibile, soprattutto perché più di 2.000 sono i followers che abbiamo avuto negli ultimi 12 mesi. Quindi, se dobbiamo fare un grafico, ripeto, a livello di ascolti, primo anno 10.000, nel secondo anno 90.000, siamo arrivati a 100.000 e nel terzo anno, signori, stiamo a quasi 600.000, significa mezzo milione di contatti, significa che siamo cresciuti del 550%, no? Da 90.000 a mezzo milione è quasi il 550%, cioè il grafico si impenna in maniera incredibile, in maniera eccessiva, si è impennato negli ultimi 12 mesi. Io non so come andrà la prossima stagione, quella che porterà Staff Radio al compimento del quarto anno, però se i dati, se le proiezioni sono esatte, credo che sarà l'anno del botto, l'anno del boom, perché magari qualcuno botto può anche pensare l'anno in cui la radio va in pezzi, no, che cade e si fa male, assolutamente no. Io dico che è l'anno del botto nel senso del boom, perché i dati sono abbastanza chiari. Oggi abbiamo 31 trasmissioni, oggi 31 trasmissioni, abbiamo programmi sulla letteratura, programmi sulla danza, programmi sui viaggi, programmi su Roma, su Lazio, su Fantacalcio, programma musicale, anni 70-80 musica straniera, abbiamo il giallo di mezzanotte, abbiamo programmi sulla cucina, ricette del benessere, ma anche lo chef Sella che vi dice come si preparano dei piattini niente male per chi non vuole seguire le diete. Quindi abbiamo tantissimi programmi, abbiamo programmi di politica, programmi di cronaca, abbiamo tutto e di più, 31 programmi. Oltre a questi 31 programmi abbiamo, grazie alla collaborazione che Roberto De Angelis ha avviato con due altre emittenti, Radio Bomber Friuli Venezia Giulia e Supersport Network, dei radiogiornali nazionali di cronaca,
nazionali ed internazionali di cronaca e dei radiogiornali flash sportivi e radiogiornali nazionali e internazionali sportivi. Quindi abbiamo tre generi di radiogiornali, tre generi di radiogiornali e poi 31 programmi. Facciamo una media di 7, 8, 9, 10 trasmissioni al giorno. Ripeto, la radio sta crescendo tantissimo e questa e questi e questi erano i primi dati che vi volevo propinare circa Stappa Radio. Quindi facciamo gli auguri a questa emittente, ma andiamo avanti perché io ringrazio tutti, ascoltatori, collaboratori, inviati, gli speakers di questa emittente. Non faccio i nomi perché i nomi degli ascoltatori chiaramente non li so, i nomi dei collaboratori e degli inviati sì, perché abbiamo anche degli inviati che seguono le squadre più importanti della Serie A, abbiamo dei collaboratori, ogni speaker di questa radio ha dei collaboratori con i quali fa i programmi, però ci sono delle persone in particolare che volevo ringraziare, e queste due persone sono il vice direttore Roberto De Angelis e il capo redattore Emiliano Ginestrini. Allora, credo che sia necessario spendere due parole su queste persone, perché la radio comunque non dovessi più esserci io, il mio desiderio è quello che questa radio abbia un seguito, che continui a vivere. Queste due persone, Roberto De Angelis e Emiliano Ginestrini, sono dei grandissimi professionisti e soprattutto hanno una serietà unica. Quando una persona decide di mettere su un'azienda e sa che non può far tutto da solo, perché comunque l'azienda, se funziona, è destinata a crescere, deve farsi aiutare, farsi coadiuvare da persone valide, e io nel tempo di persone valide ne ho conosciute poche, ho conosciuto tante persone, ma valide, serie, poche. Vi posso garantire che quelle che lavorano con me sono delle persone serie, persone professionali, in gamba, delle quali mi posso fidare ciecamente. Poi è chiaro che ogni tanto magari il proprietario debba usare, oltre alla carota, anche il bastone, però qui vi posso dire che di bastone ne occorre usare pochissimo. Mai usato il bastone con queste due persone. A queste due persone bisogna dare soltanto carote. E sono molto contento dell'amicizia, che prima di tutto sono contento dell'amicizia e poi del lavoro che mi offrono queste due persone. Allora, velocemente, Roberto De Angelis ha da poco superato i 50 anni. Dai, Roberto, ti faccio il complimento. Vabbè, ne ha comunque un po' più di me, ma non tanti di più. Dai. È il mio fratello maggiore, ci siamo conosciuti all'inizio degli anni 80, quindi abbiamo fatto anche per tantissimo tempo radio insieme. Quello che mi piace di Roberto è che se gli dai una radio, lui trasmette per 24, 48, 72 ore di fila. L'unica cosa che può spingerlo ad abbandonare è il sonno, neanche la fame, il sonno, perché non ho mai avuto l'occasione di conoscere una persona che ami la radio, che ami il microfono come lui. E conoscendolo da più tempo rispetto ad Emiliano, ma soprattutto perché so che lui sarebbe in grado, se io non dovessi più esserci lì, no, io voglio che non ce l'ho nessuna malattia, perché qui qualcuno mi sta guardando male, però se mi dovesse accadere qualcosa, Roberto sarebbe la persona indicata per far andare avanti questa radio, perché sa come si fa radio. Sa chi chiamare per far radio, sa qual è il mio desiderio di far radio, perché è anche il suo, quindi sotto questo punto di vista
siamo talmente uguali, anche se poi magari abbiamo dei caratteri diversi, a me piace fare altre cose, però per quanto riguarda la radio il pensiero è il medesimo, lo stesso, quindi sotto il punto di vista della radio le cognizioni, i desideri sono gli stessi. E quindi questo è il primo ringraziamento per Roberto De Angelis. Non è meno importante quello che faccio, che do ad Emiliano Ginestrini, perché Emiliano l'ho conosciuto grazie al Fantacalcio una decina di anni fa, 7-8 anni fa l'ho conosciuto, e 7 anni fa. E poi sin dall'inizio, insomma, mi sono accorto della serietà di questa persona, di questo amico, e mi colpì particolarmente quando, al termine di una stagione, l'ho fatto poi per 2 o 3 stagioni, mi compilò un resoconto dettagliato, studiato sulla stagione del fantacalcio, del gioco della radio. Tant'è che lui oggi qui fa le fantanalisi, insomma. Che gli chiese, insomma, ecco, se poteva farlo tutti gli anni o comunque mi poteva dare una mano perché volevo fare un sito, eccetera, eccetera. Poi, tra l'altro, lui ha studiato anche per fare siti, come si costruiscono i siti, insomma, per fare il webmaster. E quindi è nata questa collaborazione. Emiliano Ginestrini è quella persona che fa un lavoro durissimo dietro le quinte, perché lui è quello che aggiorna e tiene aggiorna il sito del Fantacalcio, www.fanta10più.altervista.org, ma è anche colui il quale spesso è da me disturbato perché magari devono entrare dei nuovi programmi oppure ci sono dei programmi che non mi piacciono, ho dei problemi con qualche speaker, quindi decido di allontanarlo. Emilia, questa cosa sul sito non ci deve più stare. Emilia, mi devi aggiungere questo perché parte. Emilia, devi fare questo. Emilia, devi fare quest'altro. Stai oggi no, domani a quest'ora. E quando Emiliano ti dice domani a quest'ora la cosa è fatta, ecco cosa mi piace di Emiliano. Ci posso puntare tutti i soldi che ho. E vinco perché Emiliano, se ti dice domani alle 15, 11 minuti e 12 secondi quella cosa sta sul sito, alle 15, 11 minuti e 12 secondi di domani quella cosa è sul sito, ti ha fatto l'aggiornamento. Poi mi colpì particolarmente una volta, ecco perché parlo di persona seria, perché le persone serie io ho avuto a che fare nel corso degli anni con giornalisti importanti. Sono stato a capo di redazioni, sono stato a capo della redazione di Radio Italia Solo Musica Italiana per 2 o 3 anni, sono stato a capo di una redazione di un giornale per soltanto 1 mese e mezzo perché poi i proprietari erano dei farabutti, hanno preso i fondi dalla regione Sardegna per mettere su questo quotidiano, lo hanno aperto perché gli servivano i fondi e perché aprendolo avrebbero preso anche il secondo stanziamento. Preso il secondo stanziamento lo hanno chiuso, ma vi posso garantire che ho avuto alle mie dipendenze, io ero caporedattore e avevo alle mie dipendenze fior di giornalisti, Franco Ligas di Mediaset, Giacomo Crosa, ho avuto, ripeto, giornalisti che oggi lavorano a Mediaset, alla 7, sono stati agli ordini del sottoscritto. E allora, vi stavo dicendo che ho avuto nel corso degli anni ho conosciuto tantissimi giornalisti importanti, con alcuni ho lavorato a fianco, con altri invece, io ero per esempio inviato del Tempo, il giornale Il Tempo, per seguire Lazio e Roma in primavera. C'erano poi altri giornalisti importanti che seguivano le stesse cose che seguivo io, ma per altre testate, il Corriere dello Sport, Momento Sera, Il Messaggero, insomma, chi più ne ha più ne metta, ma veramente nel tempo ho conosciuto tantissimi giornalisti. Quelli con i quali ho lavorato insieme
Non sempre, se tu gli dicevi guarda che devi far questo, lo facevano, forse perché erano sottopagati, forse perché pensavano di essere più importanti di me, forse, 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 puntini di sospensione, non lo so, però le persone sulle quali ho potuto contare, tra le tante, tra le migliaia che ho conosciuto, con le quali ho lavorato insieme, se sono cinque, sono tante. Ecco, le posso contare sulle dita di una mano. Persone alle quali dicevi, guarda, martedì mi devi far questo, a tale ora mi devi consegnare tot articolo, perché poi il grafico lo devo consegnare al grafico alle ore, che ne so, 20, perché poi alle 24 esce il giornale. Quindi, soprattutto, questa cosa me la devi fare per sempre, cioè parte la stagione sportiva, se io dico a Tizio, Tizio, te la senti di farmi l'inviato Milan per tutta la stagione, ti chiamo alle 19 ogni venerdì, Tizio mi diceva sì, poi però primo venerdì ok, secondo venerdì ok, terzo venerdì ok, quarto venerdì no, quinto venerdì ok, sesto venerdì no, no, non va bene così. Emiliano Ginestrini è tra quelle cinque persone, un paio le ho perse per strada, rimangono persone bravissime, delle quali non posso dire assolutamente niente. Grazie al cielo, l'amicizia con quelle persone comunque è rimasta, anche magari se non ci frequentiamo più o ci frequentiamo di meno. C'è invece Emiliano Ginestrini, è una di queste cinque persone e io su lui. È un'altra persona sulla quale punto ciecamente ed ecco perché considero Roberto De Angelis e Emiliano Ginestrini come due bracci destri, sono le due persone che non soltanto se manco io, anche se io ci sono, sono le due persone che comandano all'interno della radio e guai, lo dico adesso, l'ho già detto ad alcuni personaggi, ma lo ridico adesso in diretta, guai. Se oggi o in un futuro qualcuno mette in dubbio Roberto De Angelis e Emiliano Ginestrini perché siete entrati da quella porta e da quella porta uscite. Perfetto. Si va avanti perché di Emiliano vi voglio raccontare un aneddoto particolare. Di Roberto potrei raccontarmene tanti, insomma, già vi ho detto che è uno che può fare radio per 48 ore di seguito. Quindi vi ho detto questo, vi ho detto tutto, tant'è che il venerdì fa i suoi 7-8 interventi dalle 2 alle 7 e mezza del pomeriggio e spesso gli devo mandare un SMS, però poi guarda che alle 19.30 ricordati che parte il programma mio, chiudi alle 19.25 perché altrimenti va avanti, non è che lo fa apposta. È proprio così, quando è preso dalla radio si scorda l'ora, l'orario, tutto il resto. E di Emiliano invece soltanto una cosa, l'onestà di Emiliano Ginestrini. Non mi ricordo se l'anno scorso, 2 anni fa, capitò che non avevamo ancora la lista dei giocatori ruolo per ruolo, non c'era ancora sul sito, quindi credo forse 3 anni fa. Un ascoltatore ci fa notare che si metteva un determinato giocatore, io adesso faccio un esempio, come centrocampista, invece era attaccante, questo ascoltatore ce lo fa notare e io lo dico a Emiliano, dico guarda Emiliano che sto giocatore qui, dico questo ascoltatore ci ha fatto notare effettivamente la Gazzetta riporta che, e noi l'abbiamo sempre, io ho fatto e la cosa comunque riguardava le persone che non erano nei primi posti della classifica, sapete che nel fantacalcio i premi vengono vinti dal primo al decimo, primo ventesimo, primo quindicesimo. Ecco, quello che stava meglio in classifica era trentesimo, quarantesimo, cinquantesimo e non avrebbe secondo me mai potuto vincere. Dico Emilia, dalla prossima settimana prendiamo in considerazione quello che ci dice l'ascolto. Emiliano no, si rifà tutti i calcoli stagionali della stagione e praticamente rimette tutte le cose a posto. Quindi, insomma, questo è Emiliano Ginestrini perché per me poteva comunque andare perché se commettiamo un errore
ma chi è in classifica, cioè il protagonista dell'errore sono io. Però se chi ha in squadra il giocatore in questione è al 50° posto, ma lasciamolo fare, sono 6-7 punti in più, 8 punti in più, che non sono quelli che ti cambiano la classifica. Eravamo, mi sembra, alla 30esima, 25esima, 30esima giornata. Questo ascoltatore non sarebbe mai giunto nelle primissime posizioni per vincere i premi. E invece Emiliano dice: no, no, le cose giuste sono giuste, l'ascoltatore verrà fatto notare e dobbiamo fare quello che c'è scritto nel regolamento. Io, vabbè, Emiliano, io l'avevo fatto per te, per non farti rifare tutti i calcoli, e lui invece ti ha rifatto tutti i calcoli. Questo è Emiliano Ginestrini. Quindi io ripeto, non mi toccate Roberto ed Emiliano, e questa cosa è registrata, perché questa puntata è registrata e poi la metteremo su YouTube. Quindi, dopo aver fatto le apologie di Roberto De Angelis ed Emiliano Ginestrini, mi dovete pagare almeno la pizza, ragazzi. Andiamo con qualche altro cenno circa questa radio. Ah, ecco, allora, abbiamo quasi fatto tutto? Abbiamo fatto tutto? Perfetto. Allora, un'ultimissima cosa, e questo vale per tutti gli speakers, collaboratori ed inviati. Poi i collaboratori e gli inviati saranno contattati rispettivamente dal proprietario del programma al quale partecipano, però nel frattempo lo diciamo in diretta. Allora, Stapp Radio fa due feste all'anno, ne facciamo una alla fine della stagione calcistica, quindi il campionato di solito termina a metà maggio, fine maggio. Noi facciamo una festa i primi di giugno, e in quella festa, che è completamente gratuita perché qui nessun ascoltatore paga, ripeto, è completamente gratuita, è tutto a carico della radio. Facciamo, tutti gli ascoltatori sono invitati ad una festa, mangiano, si divertono, hanno gadget, hanno la possibilità, grazie ad una riffa completamente gratuita, di vincere dei bellissimi premi. Quindi è una serata dedicata alla radio, agli ascoltatori della radio. La seconda che facciamo è invece quella per speakers, collaboratori ed inviati. La facciamo poco prima delle festività natalizie. E quindi siete tutti invitati, speakers, collaboratori, inviati e famiglie, alla festa della radio che faremo poco prima di Natale. Vi do l'ufficialità, la faremo il 19 dicembre, dalle ore 18 fino alle ore 20, 20 e 30, 21. C'è pandoro farcito al gelato, cioccolato e crema, avremo lo spumante. Avremo un po' di leccornie o leccorniere che dir si voglia per festeggiare, per stare un po' insieme e per parlare della nostra radio. Quindi sabato 19 dicembre dalle ore 18, Viale Agosta 37, la nostra gelateria di riferimento. Staremo insomma tutti lì insieme per una serata all'insegna del ritrovarsi. E del ridere, dello scherzare, dello stare un po' insieme. Credo che non ci sia nient'altro da dire. Ringrazio tutti gli speakers, grazie di cuore, perché so che vi impegnate, so che date sempre il massimo per la radio, e chiaramente tutti i vostri collaboratori e i miei collaboratori, tutti i vostri inviati e i miei inviati. E l'augurio è quello che nella prossima stagione ci siano, a me basterebbe già avere gli ascolti che abbiamo adesso, ovvero fare 13.000-14.000 contatti a settimana, ma ho una convinzione. Perché? Perché negli ultimi 4 mesi, dalla fine di agosto ad oggi, quindi settembre, ottobre, novembre, vabbè, mettiamoci anche alla fine, 3 mesi sono? Settembre, ottobre, allora, quindi fine agosto, settembre, ottobre e novembre, sono 3 mesi. Allora, negli ultimi 3 mesi
Da 20-22 programmi siamo passati a 31. Da una media di 4-5.000, 6.000 contatti, siamo passati a una media di 10.000 contatti, perché insomma, ti ho detto, nelle ultime 6 settimane, due volte sopra i 13.000, una volta sopra i 10.000, una volta sopra gli 8.000, una volta sopra i 7.000, una volta sopra i 5.000. Però si tratta comunque di una media sopra i 10.000 contatti. Allora, a me basterebbe ripetere i dati di questi ultimi 3 mesi, ma visto e considerato che da 22-23 programmi siamo passati a 31 e soprattutto ce ne sono altri in arrivo, altri programmi in arrivo. Questa è una radio 24 ore su 24, ce ne sono tantissimi altri in arrivo. Credo che Antonio a Milano ne farà probabilmente uno sulla Serie B e sul Crotone. Poi dovremmo riprendere un certo discorso con l'amico Luigi Capasso per quanto riguarda il Torino. Ci sono in cantiere tanti altri programmi, tante altre cose, tante altre belle sorprese per i nostri ascoltatori, e io ritengo che quello che porterà Staff Radio al compimento del quarto genitriaco sarà un anno entusiasmante ancor più di quest'ultimo. Detto questo, basta perché vi sto tagliando, poi soprattutto tra non molto dovrebbe partire il programma tra calcio e realtà di Norberto Nicolai, non so se anticiperà perché poi andrà allo stadio, c'è poi Unità in crisi con Carlo Cagnetti e Marco Marianella, Marianello forse anche loro vorranno vedere la Lazio e anticiperanno un po' la trasmissione, visto che la Lazio c'è alle 19, proprio l'orario in cui dovrebbe iniziare Unità in crisi. È veramente tutto, Staff Radio, tanti, tanti, tanti auguri, soprattutto grazie, grazie di cuore a chi lavora, non si può dire perché momentaneamente è tutto gratis, io dico momentaneamente perché spero un domani di dare qualche soldino a chi lavora in questa radio, perché è vero che è bello e divertente fare radio, ma è altrettanto vero che secondo me alcune persone dovrebbero essere pagate, prima tra tutte Roberto De Angelis ed Emiliano Ginestrini. Però vediamo, insomma, la radio sta crescendo, vediamo se a livello di sponsor riusciamo ad incrementare un po' il fatturato, perché qui oltre a divertirci, oltre a star bene, in allegria, a fare le cose per bene, c'è anche la possibilità per tutti di guadagnare. Tra l'altro stiamo anche cercando persone che possano trovarci degli sponsor, quindi se qualcuno ha intenzione di lavorare, di fare qualche soldino con Staff Radio, basta che chiami il 340-7559-392, ripeto 340-7559-392 per iniziare a lavorare con noi. Chiaramente diamo una provvigione importante sulla pubblicità che queste persone ci porteranno. È veramente tutto. 3 anni di Staff Radio, oggi 26 novembre dell'anno di grazia 2015, al prossimo anno, e speriamo di continuare a parlarvi bene, ma ne sono sicuro, di Staff Radio si torna al passato radio. Ciao a tutti dal direttore Stefano Zini. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry.